Beh, un'avventura davvero straordinaria, particolare. L'ho conosciuta un giorno mentre con i nostri medici eravamo all'interno dei villaggi per curare tanti bambini, tante donne. Tutto un tratto incontro questa donna che mi viene presentata dalla nostra dottoressa Catherine e vedo questo volto con questo tumore gigantesco, una compassione veramente straordinaria. E da lì cercai di capire che cosa si potesse fare. Ma dentro la foresta, che puoi fare dentro la foresta? Dentro la foresta le uniche cose che possiamo fare è realizzare delle cure con delle terapie, diciamo, di base. Le feci una promessa quel giorno, era l'ottobre del 2016. Ma noi operiamo all'interno della foresta equatoriale in Congo e quindi lì vivono appunto soprattutto i pigmei e i bantù, l'85% sono pigmei. E quindi quando feci questa promessa a lei ci trovavamo ai Tumbi, nel villaggio di Tumbi, nella cuvette west al confine col Gabon, e lì siamo proprio in una zona primitiva e quindi fare delle promesse in quei luoghi, come dire, è quasi improponibile, però sui sogni ci si lavora. E infatti, mano a mano, poi circa l'anno successivo mi ritrovai a 150 km di distanza nel suo villaggio, Mbomanzoku. Lì la rividi nu di nuovo ancora una volta e capii che, insomma, Dio, Gesù mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: oltre a curare tutti quei bambini, quelle persone, ricordati che c'è questa donna che ti aspetta. E lì allora cominciai a lavorare bene. Un anno di lavoro intenso, trovai poi Adriana Cordova, la professoressa Cordova, trovai l'assessorato regionale alla sanità, perché tutte le procedure burocratiche sono piuttosto complicate, difficili, convincere, soprattutto avere i documenti. I pigmei non hanno oltretutto documenti, non sono censiti in quel mondo, per cui è difficile che tu possa ottenere subito tutta quella documentazione che doveva servire, quindi l'ambasciata, i ministeri. È stato un grande lavoro dove diciamo, un insieme di figure si sono messe insieme, insieme a me, padre Cosimo Scordato, la comunità San Saverio, tutti i volontari di Ali per Volare. Non finirò comunque di ringraziare quanti ci sono stati vicino in questo lungo periodo, e questo è il risultato. Mamma Paulina è stata operata, è stata 3 mesi dentro questo ospedale in chirurgia plastica al Policlinico, supportata da tutti. Il professore Moschella e Adriana Cordova si sono rivelati veramente figure coraggiosissime, perché affrontare un'operazione di oltre 20 ore era, diciamo, un'impresa ardua. Il giorno prima di fare l'operazione, oltretutto, eravamo tutti molto tristi perché ci dissero, a me e a Christian Bassega, ci dissero che l'operazione si presumeva potesse anche non riuscire. Mi auguro che attraverso anche voi, che siete sensibili, vedo anche a volte le lacrimucce che vengono fuori anche da parte vostra, ecco, che questa commozione, questa voglia di esserci possa veramente produrre delle azioni concrete. Amona ki soni na tambola na kati ya baninga basi e sala nga soni bede e sala nga soni e loko ya boy ko kanga ke lamba na kati boy omona baninga te e ali mabe e ala ki ko sala nga soni mwete. Praticamente oggi per lei è un giorno di festa perché il tumore che aveva non le permetteva purtroppo di mostrarsi perché provava vergogna. Quindi a questo punto ritorna nel suo villaggio in Congo, presso la sua famiglia, il suo popolo, con la gioia di potersi mostrare al mondo intero.